ponte che è qui dietro, di cui si parla tantissimo, è veramente il ponte Buriano? Te lo ricordi? Diciamo che qui dove siamo? Qui siamo a Castiglion Fibocchi, vicinissimo al ponte Buriano. Appunto, il ponte qui dietro, sì. Si diceva. Sì. Io lo vidi, presi ispirazione, poi tante cose che vedi, uno si ricorda e si... E come dire, e questo è un ponte bello proprio, era un ponte unico delle nostre parti. Io il bello delle nostre parti ho cercato di tramandarlo nella storia. Grazie Leonardo, sei stato un grande. Grazie a voi che ancora, sei stato un grande. Che ancora fate uso delle mie cose, perché deve essere passato tanto tempo dall'abbigliamento, vedo che è passato tanto tempo dalla mia ripartita. 500 anni Leonardo. Ah, 500 anni. C'era addirittura Leonardo in persona alla Tre Giorni Leonardo 500 anni dopo, che a Castiglion Fibocchi ha portato l'arte del genio con la mostra di codici e scritti anatomici delle macchine e delle tele di Piero nella sala del Consiglio Comunale. Un evento organizzato dal Club Macchine Agricole d'Epoca insieme a Letizia Editori. Tanti visitatori, soprattutto dalla provincia di Firenze, che hanno potuto ammirare parte dell'eredità di Leonardo. I loro messaggi lasciati a Castiglion Fibocchi diventeranno il libro Io e Leonardo, ed a testimoniare la sua grandezza anche l'analisi grafologica che ha messo in luce caratteristiche non comuni e straordinarie. Questa analisi su Leonardo da Vinci è di padre Moretti, il fondatore della scuola morettiana di grafologia, e c'è soltanto questa analisi su Leonardo che è stata estratta da una raccolta sulle firme dei grandi. E Moretti cosa scrive? Padre Moretti ha sempre diciamo così, ritenuto più importante nella personalità di un individuo il suo grado di intelligenza. E quindi cosa scrive? L'intelligenza di Leonardo da Vinci, quantitativamente superiore. E nelle sue spiegazioni, nella sua analisi, padre Moretti, come tutti i grafologi, accanto a ciò che scrive, mette tra parentesi il segno che sta a indicare quello che lui scrive. Infatti dice quantitativamente superiore, qualitativamente assai equilibrata, perché la forza dell'intelligenza è molto superiore della forza del ragionamento, per cui non c'è pericolo che il soggetto, per sostenere i suoi punti di vista, debba ricorrere alla ipercritica, ed è superiore al giudizio sugli altri, essendo assai oggettivo. È una intelligenza che si imposta nella calma della considerazione e dell'esame, e nella ponderazione che spicca e si impone a tutte le mosse intellettive.